Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio. Ieri sono venuti degli amici a trovarmi. Siamo andati per funghi, non abbiamo trovato niente. Allora abbiamo ripiegato sulle erbe spontanee, sulla cicoria. Più che altro loro si piegavano, io sto ancora un po' infortunato. E mentre passavamo abbiamo trovato un olivo che aveva queste olive bellissime. Guardate quanto sono grosse, saranno ascolane probabilmente. E allora l'ho raccolte per farle sottosale. E proprio di questo vi volevo parlare nella nostra decima puntata della rubrica Cambia Vita, delle autoproduzioni. Autoproduci con fantasia, dice il titolo, perché le autoproduzioni che possiamo fare sono tantissime, non solo in campo alimentare, ma bisogna sempre tenere conto del tempo, perché il tempo è la moneta più preziosa. Il tempo ci abbiamo tutti lo stesso ed è poco, sono solo 24 ore al giorno ed è importante dormirne almeno 8. Sto leggendo questo libro fantastico Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, non so se già ve ne ho parlato, ma lo consiglio a tutti. A proposito di aumentare il proprio capitale umano, lo consiglio a tutti perché questo libro è meraviglioso, parla su degli studi molto interessanti che sono stati fatti recentemente, spiega bene come funziona la nostra mente. Le due parti della nostra mente, la mente più recente, più razionale, e la mente più antica, più istintuale. E due cose molto importanti che ho imparato da questo libro è che la nostra mente razionale c'ha come un serbatoio d'energia che piano piano si scarica, e più si scarica e meno le nostre prestazioni, sia fisiche ma soprattutto mentali, si abbassano. E per ricaricare questo serbatoio tendenzialmente ci sono due modi. Assumere carboidrati, ecco perché tutte le diete low carb, zero carb, tipo panzironi, non vanno bene, perché i carboidrati sono fondamentali per il sistema nervoso centrale, è quello che usa più carboidrati di tutto il corpo praticamente, e quindi con i carboidrati ti ricarichi, ma soprattutto la ricarica ce l'hai con il sonno, quindi dormire almeno 8 ore a notte, possibilmente tra le 2 e le 4 di notte, quando la ghiandola pineale rilascia la DMT e si fanno tutti quei sogni strani. Quindi se dormiamo almeno 8 ore al giorno, poi c'è chi lavora, chi studia, chi c'ha il compagno, chi c'ha i figli, chi c'ha gli hobby, ci rimane poco tempo. Io qui all'Orto Dio vi sto facendo vedere come cambiare vita, io sto cercando di cambiare vita soprattutto per avere tanto tempo libero, per poter dedicarmi ai miei hobby. Quindi può aver senso fare le cose, ma bisogna sempre considerare anche un attimino farsi i conti da economista. Lo so che è brutto, ma se io vado per asparagi e in un'ora raccolgo un chilo d'asparagi che valgono 20-30 euro, se poi me li vendo a 20-30 euro o ci mangio con gli amici e ci mangiamo in otto con un chilo d'asparagi, a me quell'ora di lavoro mi ha reso 20-30 euro, ho fatto una cosa divertente, un hobby, ma c'ha anche avuto senso che lo faccio. Ma se mi metto a autoprodurre il detersivo per i piatti fatto in casa, che costa un euro, e in un'ora ne produco un litro, che lo stesso litro l'avrei potuto pagare un euro al supermercato, io, speriamo che sia una cosa divertente, perché in un'ora di lavoro hai prodotto un euro, non è che ti è convenuto tanto. Quindi sì, autoprodurre, si potrebbe autoprodurre tutto, non solo nel campo del cibo, io volevo parlare di questo, ma c'è per esempio un mio amico che è molto bravo, lavora con il legno e fa i bastoni, fa tantissime cose carine, guardate che bel coltello che mi ha regalato, per raccogliere la cicoria mi ha regalato questo coltellino con intagliata proprio la cicoria, vedete? Ecco, c'è chi fa dei lavori artigianali, chi partendo dalle erbe medicinali, fa dei prodotti, molte ragazze fanno cose cosmetiche, c'ho un'amica che con le pietre fa dei gioielli bellissimi,
vi potrete sbizzarrire nelle autoproduzioni partendo da quello che la natura ci offre, mettendoci un po' di ingegno. Poi al giorno d'oggi siamo pieni di tutorial su YouTube, quindi le conoscenze si trasmettono anche così. Però cerchiamo di fare qualcosa che ci piace, che ci diverta e che abbia un valore. Non che ci faccia per forza guadagnare soldi, ma che abbia un valore. Io adesso perché sto facendo ste olive? Perché le olive mi piace di mangiarle, ma quando le vado a comprare al supermercato costano. E non c'ha manco tanto senso comprarle se ce le ho le olive. E allora mo mi metto a fare le olive come mi ha insegnato, non un tutorial su YouTube, in questo caso il mio amico del coltello. Mi ha insegnato anche come fare le olive sotto sale, e siccome è molto semplice ve lo insegno pure a voi. E diciamo ogni chilo d'olive un etto di sale grosso, questo è meno di un chilo d'olive, quindi ci metteremo, faremo a occhio. Tra l'altro questo sale grosso insieme, di ottima qualità, insieme con della pasta e del riso di ottima qualità, me li ha regalati il caro Matteo, che mi è venuto a trovare un po' di giorni fa con un suo amico, e lo saluto. Vedete quanto è importante il capitale sociale. Mi sono venuti a trovare e mi hanno portato il regalo: pasta, riso, sale grosso. Io sono stato contentissimo perché sono tra le pochissime cose che compro al supermercato, e anche cose di buona qualità. Quindi ci serve solo un po' di sale grosso. Il mio amico mi ha dato qualche mandarino, così ci mettiamo qualche scorsetta di mandarino. Una busta, una federa di cotone, di juta, di qualcosa che possa assorbire l'umidità. E quindi ecco che noi qui sul fondo di questo sacchetto ci andiamo a mettere le nostre olive. Eccole qua. Ci aggiungo il sale. Adesso queste cacceranno l'acqua, col sale cacceranno l'acqua queste olive. L'acqua verrà assorbita da questo tessuto e piano piano dovrà asciugare. Quindi si dovrebbe mettere o al sole o in situazioni che si asciuga, quindi in situazioni di bassa umidità, essiccatori, cose del genere. Avete visto, io sono fortunato, ho il demidificatore a casa, quindi posso decidere l'umidità di casa. Ecco, ci metto un po' di sale grosso. Quindi metterò il deumidificatore a 40-45% di umidità, e questa, mo vi faccio vedere, la metto proprio davanti al deumidificatore. Domani magari la metto pure al sole. Nel frattempo, ecco, ci abbiamo messo un po' di sale, un paio di pugni di sale grosso, basta così. Adesso ci metto qualche scorsetta di mandarino, qualche pezzetto di scorza di mandarino. Le olive sotto sale è solo una delle tantissime cose che potete fare. Potete fare tantissime cose sotto olio e sotto aceto, soprattutto se come me avete l'olio buono vostro e l'aceto buono vostro, perché io il vino, tutte le volte che il vino mi avanza, lo butto in mezzo all'aceto. C'ho tantissimo aceto di casa mia. E certo, è buono avere un essiccatore o dei buoni posti con umidità controllata dove fare seccare i prodotti. Un'altra alternativa interessante è avere dei buoni congelatori. Io, oltre ai freezer del frigorifero, di là nell'altra casa c'ho proprio un pozzetto, un congelatore a pozzetto. Quello ti permette di conservare per mesi, se non per anni, i funghi, gli ortaggi, varie cose. E quindi poi puoi avere anche cibi fuori stagione, perché sennò non è comodo, comodissimo mangiare sempre solo di stagione. Oh, qui vado avanti con le scorzette. E sì, il congelatore, se lo riuscite a rimediare, un bel pozzetto. Poi mi raccomando, riempitelo, non tenetelo lì attaccato a consumare corrente se non lo usate. Però può essere un'idea, se no anche a farli essiccare le cose. Per esempio i funghi, farli essiccare è molto meglio che congelarli. Quindi rimediare magari un essiccatore, se siete fortunati, se state in un posto dove c'è un po' d'arietta fresca che tira bene, un po' di venticello, un po' di sole, fate tutto in maniera naturale. Se no ci organizziamo col deumidificatore, e dove la permacultura mi ha insegnato a cercare di guardare bene l'ambiente, sfruttare l'ambiente al massimo. Poi finché uno può, come la casa, la provi a coibentare al massimo. Se poi comunque non è coibentata, allora ci metti gli elettrodomestici, ci metti il condizionatore, ci metti il deumidificatore,
un po' e un po', un calcio al cerchio e una alla botte, come si dice. Avete visto? Ho messo il sale, abbastanza sale, più di 50 grammi, ho messo tutte scorzette di mandarino. Adesso il segreto è girarlo tanto, farlo girare in continuazione. Quindi qua facciamo un nodo, intanto chiudiamo questo, ecco, questo si chiude pure, meglio di così. No! Mo non si chiude più. Vabbè, fatto un casino. Proviamo a fare il nodo così. Ok. Io che faccio queste belle olive? Semplicemente le girerò in continuazione in modo che il sale si mischia bene, anche le scorzette di mandarino così prendono il sapore, e per un po' di giorni li faccio stare qui, appunto al sole o comunque in posti con poca umidità. Adesso che non c'è il sole io lo vado lì a attaccare alla porta di ferro verde e gli sparo il deumidificatore davanti, così tutte le volte che il deumidificatore apre, deumidifica e manda aria deumidificata, gliela sparerà proprio addosso a queste olive e asciugherà questa stoffa che si bagnerà dell'acqua delle olive che mano a mano nei prossimi giorni cacceranno. Ecco, la metto proprio qua. Le metto qua le olive. Mi sa che non mi vedete, vero? Le metto qua le olive e il deumidificatore, boom, ce lo metto che gli spara davanti l'aria. Meglio di così. Queste le continuiamo a girare per un po' di giorni e poi saranno pronte. Vi ripeto, sott'olio, sottaceti, quante cose si possono fare. Io tutti gli anni che ho tanti pomodori all'orto mi faccio le conserve. Si fa il succo di pomodoro, si mette nelle bottiglie, si bolliscono le bottiglie, così quelle ti durano almeno un anno e poi non devi comprare le conserve al supermercato, le conserve di pomodoro. E ho provato a fare vari tipi di detersivi, però alla fine riesco a pulire molto bene col limone, con l'aceto, e sì, qualche prodotto lo compro, ma alcuni prodotti forti vanno comprati. E quindi alla fine uso i prodotti direttamente, non adesso come adesso non c'ho particolari saponi o detersivi fatti da me, cerco di comprare cose naturali, ma sono tutte cose che uno si potrebbe fare. Ci sono persone che fanno i saponi naturali con l'olio d'oliva, con mille prodotti e con vari grassi, insomma, e li vendono ci alzano pure i soldini, insomma. Quindi vi potete sbizzarrire con la vostra fantasia. Una volta che piano piano la vostra vita comincia a diventare più libera, cioè avete più tempo libero, mano a mano che studiate e vi informate potete capire anche quali sono i vostri interessi, i vostri hobby, e le attività vi porteranno non per forza a guadagnare denaro, ma vi porteranno comunque ad avere dei prodotti, a modificare dei prodotti, a creare dei nuovi prodotti nuovi, lavorati, trasformati. E poi si possono fare dei scambi, dei baratti. Magari, ecco, proprio perché non mi conviene fare un solo barattolo di marmellata, se faccio la marmellata la faccio magari quando a settembre, quando i fichi sono pieni, e faccio 100 barattoli tutti insieme, allora mi conviene. Allora poi se non me li vendo li regalo agli amici e gli amici mi regaleranno qualcos'altro. Quindi potete fare le marmellate, le conserve, potete veramente sbizzarrirvi. Ripeto, voi ragazze con i cosmetici, c'è l'imbarazzo della scelta, vari tipi di artigianato, c'è l'imbarazzo della scelta. Buoni sti mandarini, pure questi, so, chilometri zero, buonissimo. Quindi ricordatevi di non sprecare il vostro tempo in attività che non vi piacciono e che rendono poco, ma capite quali sono le attività che preferite, che vi fanno stare meglio, e fatele,
e vedrete che avrete anche un riscontro economico in quanto a guadagno o perlomeno in quanto a risparmio. E ricordate che la cosa più importante da risparmiare, che nessuno ci ridarà mai indietro, è sempre il tempo. E infatti voglio concludere questa live prima che venga troppo lunga con una frase di Achille Lauro, non il cantante, il famoso armatore, che ovviamente era ricchissimo, e quando aveva 90 anni un ragazzo giovane, ventenne, lo andò ad intervistare e gli disse: signor Lauro, ma lei quanto darebbe per avere la mia età? E lui gli rispose: darei tutto quello che ho per tornare ad 89. Ciao belli, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio dallo sciamano dell'Orto Dio.